Allora, ho scelto il momento peggiore per iniziare il video. Allora, sono qua di nuovo, quindi spero di riuscire a continuare a fare dei video perché mi si era rotto il computer e quindi non ho più potuto montarli. Quindi, vabbè, diciamo, lasciamo stare, non facciamo più niente. Ho fatto delle cose su TikTok, però, quindi andate a guardare là perché lì sono, cioè, rimasto più aggiornato. Stiamo andando, siamo in autostrada. No, siamo in Siamo in tangenziale. tangenziale e stiamo andando in, No, ad e Ikea, a questi qua, Adri. Padova. Non vuole Adesso passare, voleva passare, ma vedi. dall'altra macchina c'è mio papà con mia sorella e il piccolino, e perché loro abitano da un'altra parte, quindi, cioè mia sorella abita da un'altra parte, quindi c'è un'altra macchina per forza. E niente, io sono qua con la mamma. Adesso andiamo all'Ikea perché in realtà servono delle cose. Cioè, stiamo andando. Noi non andiamo quasi mai, siccome non è proprio vicinissimo a casa nostra. Andiamo solo quando effettivamente ci serve qualcosa. Cioè, non è che. Ultimamente abbiamo fatto un ordine su dall'Ikea, ma perché appunto erano cose Era piccole leggero. che potevamo far arrivare a casa. Però altrimenti ci andiamo e prendiamo tutto quello che ci serve una volta sola, su una lista. E siccome sto sistemando la camera, casomai prima di mettere le cose vi farò vedere perché appunto c'è un po' di pre e devo mettere una o due cassettiere e in più, se no non mi ci sta più la roba dentro in camera. E più che altro non mi piace che sia fuori, all'esterno, voglio che sia tutto dentro così non prende niente polvere e siamo a posto. E boh, niente, questo. Comunque, ieri mi è arrivato un braccialettino nuovo che intanto cerco di mettere a fuoco, non ce la farò mai, comunque ve lo farò vedere, ma intanto anche questo lo trovate su TikTok. Chi lo riconosce è bravo, scrivetemelo nei commenti perché chicchetta, questa è una turca. Se non vedete più, sentirete più la mia voce perché farò video senza mettere la musica sotto. Ok, allora scusate un po' il casino, ma come potete immaginare devo sistemare. Comunque, una delle cassettiere che ho comprato andrà qua, al posto di questa scatola in cui ci sono le cose, e l'altra la metterò qua dietro perché questa finestra non viene mai aperta e quindi là dietro è il posto più adatto, è più o meno un Alexa, alto così. E quindi ecco, sì, scusate, devo buttare via un po' di... Lasciamo stare, lasciate stare, fate finta di nulla. Una delle cose che ho comprato è questa, che come vedete è l'alzatina, io la chiamo così per il computer. Questo è il cassetto in legno, questo è bianco, in teoria perché c'è il bianco, quindi immagino sia bianco, e la devo mettere, vi porto qua, ok, sotto qua. Questo è un monitor provvisorio che mi ha prestato un mio amico, devo comprarne uno nuovo. E questa è una nuova tastiera, anzi bella che è. E niente, quindi qua andrà quello con sotto la tastiera e ovviamente un po' di robe che ci sono in giro nel cassetto. Poi, queste sono altre delle cose che ho comprato. Allora, partiamo da questo. Questo è un semplice copripiumino più federa. Vedete, è bianco, questa è la fantasia e il retro è giallo, questo giallo qua, un po' senape tipo. Molto carino, molto bello, mi piace. L'altro ecco, questo l'ho preso io a parte da abbinare perché non ne avevo uno che si abbinasse. Questo è un copripiumino. In realtà due federe perché io ho un letto singolo, ma ho il cioè, allora, ho un letto singolo. Questo è da una piazza e mezza. Perché ho comprato questo e non quello singolo? Vi chiederete Non c'era. perché non c'era. Non c'era e se qualcuno guarda i drama, spero proprio che riconosca questa copripiumino, sì, questo copripiumino, vedete di solito è al contrario, quindi questo di solito è girato da questa parte, però è abbastanza iconico perché ce l'hanno tipo tutti, perché essendo da Ikea lo comprano
Così, sempre quello probabilmente. Comunque vi do uno spoiler. Sicuramente l'avete visto in Love in the Air, chi l'ha guardato, e Kim Porsche. Sì. Sì, in Kim Porsche. Comunque, cioè, dovevo comprarlo. Quindi, quando ho visto che era una piazza e mezza, ho detto: vabbè, compro lo stesso. Poi, in qualche modo, l'ho adatto. Ecco. Poi la mamma si è offerta di far tipo cucirlo in modo da piegare dentro la parte Vero. in più perché è oggettivamente un po' grande per il mio letto. Però non importa se l'avrei comprato lo stesso, anche Esatto, il matrimoniale, letto se, per per quanto mi l'adattamento. riguarda. Il letto E per questo è il due. sotto, che è appunto grigio, quasi uguale almeno dal vivo, sono praticamente quasi identici, quindi mi ispirava. E basta, questo. E poi c'ho di là altre cose. Ok, queste sono le due cose per cui sono principalmente andata, sono due cassettiere. Questo è un Alex a, boh, quanti sono? 2, 4, 6, 9 cassetti. Ok, bianco, super easy, da mettere dietro la scrivania per farvi capire. Questo invece è un po' più piccolo, perché come vedete ha quattro cassetti, però ha le ruote, che è molto più comodo per dove devo metterlo, quindi vicino alla finestra, quindi nell'altro punto dove c'è la scatola, perché, scusate, è storto, perché appunto è più piccolo e quindi posso spostarlo come mi pare. Questo è sempre bianco, si chiama Mickey, niente, molto carino. È un po' più stretto, però è molto molto carino e utile perché principalmente ci metterò i trucchi dentro qua, credo. Quindi, super easy.
due delle cose che abbiamo comprato sono stati questi bicchieri, che sono quelli per bere normalmente. Non, quelli che ci piacevano erano un pelino più grandi forse e tutti lisci, però non c'erano due confezioni, noi ne volevamo di, un po' di più. E poi abbiamo preso questi che sono rosi, io li ho visti da Martina. E praticamente lei ci fa il cappuccino tipo, e mi piacevano troppo, e quindi ho detto vabbè, li voglio anch'io. E quindi ne ho presi due, se vedete, sono, non si vede ovviamente perché ci sono i riflessi, però sono un pelino più rosa. Ta-da! Allora, finisco qua il video perché mi sono resa conto che devo, siccome volevo iniziare a prepararmi per montarlo, quindi spostare tutte le clip, ma mi sono resa conto che non avevo ancora fatto la clip finale. Quindi, questo è il mobiletto più piccolo. Scusate qua il casino, ma purtroppo devo ancora capire dove mettere le borse perché non ci stanno, quindi qua c'è un po' di caos sulla scrivania, lasciate stare, ma... ho sistemato un po' questa zona. Allora, i CD prima erano là dietro, ma siccome li voglio a portata di mano e soprattutto li voglio visibili, dietro ho messo cose che in realtà mi servono meno, che comunque tiro fuori meno, ma questo ha le ruote, quindi in caso mi dovesse servire qualcosa, sposto e tiro fuori. Qua ho sistemato un po' meglio la parte true crime, perché vi faccio vedere, ho iniziato a fare questa collezione dei volti del male, solo che li avevo messi sopra ma esplodevano, non ci stavano più, e quindi ho scelto di metterli tutti qua, anche se in realtà anche qua comunque secondo me non ci stanno, ma me ne mancano pochi. Qua ho sistemato meglio i manga, vabbè, lasciate stare il peluche che si è capovolto, e qua ho messo appunto, qua dietro ho messo Jujutsu, e poi comunque è sempre tutto provvisorio. Qua ho messo tutti i CD K-pop, tranne alcuni che li ho lasciati di sopra dove erano prima. Qua ho tutto My Hero Academia. È storto, scusate. E qua ho messo... sopra ho messo... vabbè, a parte queste due cose che c'è un motivo per cui mi serve, cioè le ho messi così perché mi servono per... vabbè, comunque. Qua ho messo Decagon House Murders 1, 2, 3, i 2 e il 3 devo ancora leggerli, ma è molto bello. Poi ho messo The Veil, che anche questo devo ancora leggere, ho avuto un po' di problemi. Poi ho messo, questi sono storti, Phantom Seer, perché è finito. Qua invece ho messo i 2 di Junji Ito e 17 anni, bellissimi. Le altre cose, che sono quindi questi CD qua, K-pop, e questo e... queste cose qua che sono degli anime, le ho messe qua sopra, dove erano prima. Qua invece ho messo, vabbè, a parte i pennarelli, ripeto, Katin. Che bella che è Katin. Contestualizzo per chi non sapesse, si parla di un Thai drama. Questi sono Earth e Mix, gli Earth Mix, e il Thai drama in questione in cui compare Katin, proprio il peluche di Katin e anche Katin, è Cupid's Last Wish. Okay, contestualizziamo. Qua ho messo un po' di trucchi, quindi qua ho messo, vabbè, è un po' incasinato, comunque qua ci sono un po' di matite labbra, cose, trucchi vari. Qua ci sono le palette. Qua ho messo altri pennelli, eccetera, le cose che mi avanzavano. Qua sotto ci sono le cose per le storie. L'altra parte invece è questa, che è l'Alex. Allora, aspettate, prima questo. Qua sotto, aspettate che mi siedo. Questo è il punto del computer. Questa è la tastiera. Qua ho messo un po' di cose che mi potrebbero servire. Quindi appunto, vabbè, le gomme, evidenziatori e questi qua glitterati che sono stracarini. Scusate che devo spostare un po'. Qua ho messo tutti questi pennarelli che in realtà erano qua dentro, su questo, ma ho deciso di toglierli. Poi ho messo queste che sono appunto nuove, e se non sapete cosa sono, cioè quando le ho comprate, ho messo un video su TikTok, comunque sono i block notes della Ferragni, sono stupendi, li amo. E poi ho messo appunto l'agenda, una delle due agende, quella diciamo mensile, e questa che è la tastiera della... non riesco a tenerlo dritto, scusate, se ogni tanto si storge, e del tablet, ok?
Questi li rimettiamo a posto perché ho deciso di metterli qua dentro. Ok, questa è l'alzatina per il computer. Qua abbiamo appunto dei libri che stanno cercando di raddrizzare questo coso che è storto. Cioè l'angolino, scusate, non si vede. Questo qua che è storto perché era rotolato, quindi sto cercando di storgerlo. Poi ci sarà solo questo fuori. Questi li devo mettere via. Qui invece abbiamo la... Aspettate che tiro giù. Ok, scusate, ma così non si vede fuori. Qua abbiamo l'Alex. Non avevo in previsione di prendere una cassettiera così grande, però poi l'ho vista e ho detto, vabbè, potrebbe essermi utile effettivamente. Qua sopra ho messo tutte le maschere, quindi qua ci sono quelle viso. Qua l'unica occhio che mi è rimasta, devo fare il rifornimento. Qua ci sono i patch per i brufoli, perché io li amo, ne uso a valanghe. Qua la mia solita piantina di Ikea, che è sempre quella. E là dietro i pennelli usati. Andiamo alla cassettiera. Allora, qui faccio una panoramica. Ho cose nuove, mini taglie, tutte robe nuove comunque che devo ancora usare. E tutte le cose nuove poi le finirò per mettere qua. Qua ho tutte le cose che i poppine. Qua ho tutte le mie photocard. Se vi interessa, ditemelo che vi faccio vedere. Vi faccio un video a parte in cui vi mostro sia la collezione K-pop che anche le photocard, perché ovviamente vanno associate. Poi, ok, scusate, ma mi avevano chiamato, quindi eravamo rimasti a cassetto delle cose in più, degli extra. Poi, cassetto K-popino, cassetto sticker. Questo è il cassetto con tutte le cose che mi servono, tipo lavoro, oppure non lo so, fogli, cose comunque urgenti, documenti, cose dei medici, ricette, tutte queste robe qua. Poi andiamo a quello sotto. Qua ci sono cose extra, vedete, queste sono vuote e questo è vuoto, e quindi le tengo tutte qua e le terrò comunque tutte qua. Qua ci sono penne, pennarelli colorati, brush pen, vedete, sono con la doppia punta, evidenziatori, sopra quelli pastello e sotto quelli colore power. Questi sono tipo dei colori che diventano acquerelli, sono stracarini. Evidenziatori, qua ci sono le colle, eccetera, là dietro è vuoto. Qua c'è il cassetto delle cianfrusaglie, misto. Qua ci sono tutti gli astucci, o meglio quelli che ho in giro, che avevo in giro nei cassetti, ma ogni volta che ne troverò altri li butterò dentro. Poi l'ultimo, ci sono i quadernetti, che carini che sono. E niente, questo è la fine, vedete, questo è l'Alex, questo, oddio non mi ricordo come si chiama, però se vi interessa basta che me lo chiedete. Casomai se mi ricordo ve lo scrivo magari qua sopra, tipo, così almeno, o quando lo inquadro ve lo scrivo, o ve lo scrivo sotto in descrizione, così almeno sapete come si chiama. Però era tipo un Mickey, ma devo avervelo fatto vedere nel video, no, ve l'ho fatto vedere, sicuro, prima di montarli. E niente, ho trovato una nuova postazione, che adesso c'è la luce dietro, quindi mi ci metterò davanti. Comunque, spero che questo primo video vi abbia intrattenuto, questo nuovo video, non primo video, questo nuovo video vi abbia intrattenuto. Come ho detto, ho passato un bel po' di mesi senza computer, quindi non potevo materialmente montarli. Quindi io mi sono concentrata di più su TikTok. E però adesso cercherò di tornare anche qua, magari facendovi più vlog, comunque cose che piacciono a me. E niente, se vi interessa sapere bene tutto, o in caso dovessi cambiare delle organizzazioni nei cassetti, vi interessa vedere quel processo, perché qua, siccome l'ho fatto un po' a rate, non ho fatto i video. Ma se vi interessa appunto dei video organizzazione, se dovessi farlo di nuovo, comunque probabilmente cambierò l'ordine o cambierò modo di sistemare, fatemelo sapere e farò un video. E niente, non vedo l'ora che questo video esca, soprattutto non vedo l'ora di ricominciare a farli. E niente, ci vediamo, scusate se sentite sotto, ma c'è sul computer, quindi bye bye, ci vediamo, ciao ciao. Prossimo video.